Quante volte vi capita di avvicinarvi ad una colonnina di ricarica e trovare lo stallo occupato da un veicolo che lo utilizza come un semplice parcheggio? Questo è un problema molto diffuso che è ampiamente trattato su web e riviste specializzate. Ma oggi esiste una soluzione ed è il radar IDR 2050 che ora vi mostro. Io sono Maurizio Celle, Radar Specialist di Consystem e oggi vi spiego come il radar IDR 2050 risolve il problema dell'occupazione abusiva degli stalli di ricarica. L'IDR 2050 è un sensore radar in grado di rilevare la presenza di un target, misurarne la distanza, misurare la velocità con cui si muove il target e discriminare la direzione, ovvero se il target è in avvicinamento o in allontanamento. Vediamo come funziona l'IDR 2050 installato all'interno di una colonnina di ricarica. Vi mostriamo in un riquadro un veicolo che si avvicina allo stallo di ricarica e nell'altro vi mostriamo cosa il radar rileva graficamente. Il pallino nero rappresenta il veicolo che si avvicina, il radar rileva la posizione di tale veicolo in tempo reale e comunica via porta seriale l'occupazione abusiva o meno dello stallo. Il radar IDR 2050 opera nel pieno rispetto della privacy, è facilmente integrabile all'interno della colonnina elettrica e funziona in qualsiasi condizione, anche critica, quale forte pioggia o nebbia. Un ulteriore plus riguarda il risparmio energetico. Il radar può essere configurato per far sì che la colonnina si attivi solo quando un veicolo è effettivamente in avvicinamento e si fermerà sullo stallo di ricarica. Il radar è prodotto da Innocent, azienda tedesca specializzata nella radaristica e nelle soluzioni di monitoraggio per la sicurezza e l'IoT. La sua offerta si distingue significativamente dai prodotti equivalenti presenti sul mercato, da numerosi punti di vista, tra cui certamente l'estrema semplicità di installazione e la capacità di differenziazione e localizzazione precisa degli oggetti. Consystem collabora con Innocent da più di 20 anni. Offriamo un supporto tecnico dedicato e seguiamo insieme il cliente dal design in al post vendita.